stiamo seguendo questo Giro d'Italia specialissimo delle frecce tricolori che oggi sorvoleranno anche Catanzaro. E sì, arrivano in Calabria e noi abbiamo al telefono il capitano Riccardo Chiapolino, responsabile pubbliche relazioni e speaker delle frecce tricolori. Buongiorno capitano. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutti voi. Buongiorno capitano, buongiorno. Allora, spieghiamo ai radioascoltatori qual è il senso di questo specialissimo tour all'insegna, ecco, della solidarietà, della ripresa dell'Italia. Esatto, è un tour, è una bellissima iniziativa fortemente voluta dal Ministero della Difesa, nella persona del Ministro della Difesa, l'onorevole Guerini, per dare un senso di rinascita, ripartenza, di solidarietà e di coesione a tutti gli italiani. Noi sappiamo che nei momenti di difficoltà in qualche modo ci si stringe intorno ai simboli, e noi abbiamo l'orgoglio che da subito le frecce tricolori sono state riconosciute come un simbolo a cui appigliarsi per avere speranza in questo periodo così difficile. Abbiamo rotto, per così dire, quel silenzio surreale del lockdown con il nostro passaggio il 25 aprile, e adesso questa iniziativa di questo tour che, sorvolando tutti i capoluoghi di regione e concludendosi simbolicamente con il sorvolo sull'altare della patria il 2 giugno, ha proprio il senso di trasmettere questo forte messaggio di speranza sia a chi è stato in grande difficoltà in questo periodo, chi ha sofferto la perdita dei propri cari, chi è in difficoltà economiche per i risvolti che ha avuto questa emergenza, e un messaggio di gratitudine a tutti gli eroi protagonisti della sanità civile e militare, medici e infermieri che da subito sono stati in prima linea, così come tutte le forze armate, perché la difesa che le frecce tricolori hanno l'orgoglio di rappresentare è stata proprio in prima linea da subito, mettendo tutte le sue capacità a supporto delle altre istituzioni e dei cittadini proprio per fronteggiare questo nemico invisibile. Ecco, è il caso di dire proprio raccolgaci un'unica bandiera, una speme, come nell'inno di Mameli. Abbiamo una domanda da un nostro radioascoltatore che ci chiede, chiederlo a lei, la scelta del solista come avviene? Allora, innanzitutto la scelta in generale dei piloti dell'aeronautica militare avviene tramite una selezione. Ovviamente sono già dei piloti, dei professionisti altamente formati, quindi è una selezione a cui si candidano i piloti delle linee jet dell'aeronautica militare, e che al fine soprattutto di andare a testare, a vedere una certa attitudine al lavoro di squadra, perché noi non cerchiamo, diciamo così, i protagonisti, le prime donne, ma chi sappia lavorare bene in team. Quindi si affiancano a delle capacità professionali che sono ovviamente già riconosciute in piloti esperti che operano nelle linee jet di tutti gli stormi operativi dell'aeronautica militare, si affiancano caratteristiche che noi cerchiamo di attitudine a lavorare in team, perché come potete immaginare il volo acrobatico collettivo, che è un po' l'emblema, no, del lavoro di squadra, volando a circa 600 km orari a poco meno di 2 metri di distanza, vuol dire estrema fiducia nel collega, sapere esattamente ciò che lui farà e quindi fidarsi ciecamente della sua professionalità, e poi ovviamente trascorriamo tantissimo tempo insieme. Quindi, tornando nel dettaglio della domanda, il solista viene scelto di fatto dal gruppo, perché ci sono tante dinamiche sia di carriera che di attitudine al particolare programma del solista all'interno del programma acrobatico delle frecce tricolori, che di fatto dimostra le capacità tecniche di questo addestratore biposto tutto italiano, che è l'MB339, che ricordiamolo viene utilizzato anche presso il 61esimo stormo di Lecce Galatina per formare non solo i piloti dell'aeronautica militare ma anche i piloti di alcune forze armate straniere, perché la scuola di volo internazionale dell'aeronautica militare è di certo un ulteriore fiore all'occhiello della nostra aeronautica militare. Ecco capitano, ci saranno delle manovre particolari questi sorvoli? Allora, diciamo che l'attività delle frecce tricolori e quindi la missione di rappresentare l'aeronautica militare e le forze armate tendenzialmente si esplica in volo, perché poi ci sono tantissime attività a terra, benefiche eccetera, ma in volo si esplica con due principali attività: i voli di esibizione, quindi la partecipazione a manifestazioni aeree in Italia e dall'estero, quelle in Italia
sono organizzate e pianificate sotto l'egida dell'Aeroclub d'Italia, e l'Aeronautica Militare concede il proprio apporto con la partecipazione sia delle frecce tricolori, che ricordiamolo, anche di altri aspetti dell'Aeronautica Militare, come l'elicottero che fa la dimostrazione del SAR, del Search and Rescue, la ricerca e soccorso, piuttosto che l'esibizione di Eurofighter, eccetera. Quindi manifestazioni, e l'altra attività è quella dei sorvoli istituzionali. Solitamente i sorvoli vengono effettuati per sottolineare cerimonie o particolari ricorrenze istituzionali del nostro paese. Pensiamo al sorvolo sull'Altare della Patria, che avverrà anche il prossimo 2 giugno e che è simbolico, e che negli ultimi anni avviene anche il 17 marzo e il 4 novembre, oltre che al 2 giugno. In questo caso l'attività di sorvolo che avverrà su tutti che sta avvenendo su tutti i capoluoghi della nostra regione, più la prima zona rossa di Codogno e il santuario di Loreto, che sarà nell'ultima giornata domani, sono proprio un passaggio in configurazione ad alona, quindi quella che permette di vedere al meglio il verde, il bianco ed il rosso del nostro tricolore, che viene steso per 5 chilometri circa, abbracciando virtualmente così ciascuna di questi capoluoghi, per portare quindi questo abbraccio tricolore, perché questo è il nome della speciale iniziativa dell'Aeronautica Militare, che unisce di fatto tutti i contributi delle forze armate, che è questo, chiamiamo così, omaggio della difesa al nostro paese e ai nostri concittadini. Ecco, capitano, per concludere, possiamo ricordare a chi oggi alzerà la testa verso il cielo per vedere il sorvolo di non creare assembramenti? Esatto, questa è una cosa molto importante su cui stiamo puntando. Le frecce tricolori saranno sempre visibili da diversi punti delle città sorvolate, quindi non ha senso concentrarsi in alcune aree che sono state passate come appunto il punto di passaggio, ma anzi è bellissimo che ci siano tanti punti di vista delle splendide città che verranno sorvolate, e questi punti di vista potete poi utilizzarli, tutti potranno utilizzarli condividendoli magari sui social, taggando l'Aeronautica Militare con l'hashtag abbraccio tricolore, per mostrare anche il proprio scatto e la propria emozione, il proprio quadro dipinto sulla propria città durante questi emozionanti passaggi di questi giorni.